La tendenza è chiara e la direzione da seguire è ben definita. Per progredire verso un'economia più sostenibile e un mondo sempre più green, gli investitori possono ricoprire da qui ai prossimi anni un ruolo sempre più importante. Siamo passati dalla consapevolezza dell'importanza della sostenibilità, intesa come criterio che consente alle aziende di essere più redditizie nel medio e lungo termine, a quella che è la definizione di fattori ESG. La sigla ESG significa Environmental, Social e Governance, ovvero quelli che sono i tre ambiti di applicazione più importanti, in relazione alla sostenibilità. Dunque si sta definendo un movimento che non è soltanto economico e finanziario, ma è un movimento di capitali di natura etica. L'idea al centro dei fattori ESG è che le aziende avranno tante più possibilità di generare redditività nel medio e lungo termine, quanto più riusciranno ad essere adattive, trasformative e propositive nei confronti dell'ambiente e della collettività in cui operano. I criteri alla base dell'analisi ESG sono quindi volti a evidenziare quella che è la capacità dell'azienda, sia nelle pratiche quotidiane ma anche nelle strategie, di ottenere degli obiettivi di breve, medio e lungo termine sostenibili nel tempo. Il circolo che regola questi movimenti di capitale è un circolo virtuoso, tale per cui le aziende che riescono a essere più sostenibili saranno beneficiarie di ingenti capitali. Ovviamente ci sono dei settori che resteranno esclusi in questo processo, ma perché fondamentalmente incompatibili con quelle che sono le logiche d'accesso al mondo ESG. Bisogna anche porre molta attenzione al cosiddetto greenwashing, ovvero a quella pennellata di verde che alcuni fondi e società si danno in modo da apparire più attente di quello che in realtà siano a temi ambientali, sociali e di governance. Quando noi parliamo di temi ambientali, facciamo riferimento a tutte quelle attività che riguardano l'impatto che l'azienda ha sul nostro pianeta. Quindi in questo caso facciamo riferimento al consumo energetico, allo smaltimento dei rifiuti, al riutilizzo di quelle che un tempo erano degli scarti di produzione e che in una logica di riutilizzo possono essere impiegati nuovamente. Parliamo della biodiversità, dell'attenzione alla deforestazione. Per quanto riguarda viceversa gli aspetti di natura sociale, facciamo riferimento a quegli elementi, quei principi fondanti che regolano il rapporto che le aziende creano con il loro capitale umano, ovvero ragioniamo sulla diversità, sulle pari opportunità, sull'ambiente di lavoro, sulla sicurezza e sulla salute all'interno dell'azienda. I criteri di governance valutano invece come il management sia in grado di armonizzare tra di loro i diversi stakeholders che afferiscono a un'azienda. Con stakeholders noi intendiamo tutti quei soggetti che in qualche modo, in qualche misura, hanno a che fare con l'azienda: i suoi clienti, i suoi dipendenti, il management, gli azionisti, ma anche proprio la collettività presso la quale l'azienda opera e lavora. I criteri in questo caso sono quindi legati alle pratiche e alle strategie fiscali, alla gestione del rischio di abuso d'ufficio, alla struttura del CDA, del Consiglio d'amministrazione, che deve rispettare diversità e pari opportunità, nonché alla remunerazione del management. OnlineSim è una piattaforma di investimento che opera sul web dall'anno 2000. Fa parte del gruppo Hercell, una realtà di wealth management che da sempre ha fatto della sostenibilità uno dei suoi principi guida. Sostenibilità che si esplica nelle pratiche quotidiane, nel processo di investimento, nel lancio dei nuovi prodotti, così come nell'attenzione agli stakeholders. Per gli investitori, per quanto riguarda la possibilità di accesso al mondo dell'ESG e al mondo della sostenibilità attraverso la nostra piattaforma, è possibile utilizzare l'investimento diretto in fondi,
Su OnlineSim è disponibile un fund selector che negli anni abbiamo ulteriormente migliorato proprio perché potesse garantire all'investitore sempre maggiori informazioni su tutto quello che è il mondo dei criteri di sostenibilità. Dal 2020 offriamo due portafogli modello che investono su tematiche di sostenibilità. Uno è focalizzato sul cambiamento climatico, mentre il secondo sull'uguaglianza di genere. Se il primo è un tema molto sentito a livello di mercato e quindi anche abbastanza diffuso in termini di produzione, per quanto riguarda il secondo argomento possiamo dire che è abbastanza una nostra peculiarità e particolarità. Abbiamo recentemente inserito un nuovo portafoglio modello focalizzato sulla sostenibilità con Natixis Asset Management, che ha una logica core satellite. La componente core è composta da fondi internazionali diversificati con un elevato profilo di sostenibilità, mentre il satellite è composto da fondi tematici che consentono di cogliere trend del momento, come per esempio le energie rinnovabili, l'alimentazione sana, l'accesso a cure innovative. A ulteriore dimostrazione di quanto OnlineSim si attenta alle tematiche sociali, mi fa piacere ricordare il progetto che abbiamo portato avanti con Tridom, grazie al quale abbiamo piantato più di 1000 alberi in 6 paesi differenti, alberi che afferiscono a 9 specie diverse, che vanno dal cacao al banano, passando per il caffè, e che oltre ad avere un beneficio in termini di riduzione della CO2 e quindi miglioramento della qualità dell'aria, portano anche un beneficio a quelle che sono le comunità rurali presso le quali sono stati piantati. Questo dimostra quanto, toccando temi che a prima vista sono puramente ambientali, spesso e volentieri andiamo a toccare anche le altre lettere della sigla ESG, quindi in questo caso la società.